Non lo so, se i nostri leader politici e di partito prendono atto che ci sono regioni che vanno bene e regioni che vanno male di qualunque colore. Ecco. Perché il Piemonte, per esempio, ha governato al centrodestra e sulla vaccinazione va bene, la Toscana sta andando male, ma va bene il Lazio, dimostrerebbero di avere senso dello Stato e si potrebbe andare in questa direzione. Ma chiaramente se la Regione Lombardia dovesse chiedere aiuto, oggi abbiamo letto una straordinaria intervista di Bertolaso che ci ha comunicato a 4-6 mesi, no, un anno dal suo insediamento, non lo so, che lui non ha i poteri. Sì, cioè, magari sì. Ce lo poteva dire prima il buon Bertolaso che non aveva i poteri perché noi non l'avevamo capito. Se avessero un po' di senso dello Stato farebbero questo passo avanti. Però dobbiamo anche dire la verità. Il problema essenziale è che i vaccini non ci sono, perché tutta questa guerra è una guerra proprio da poveri, quando noi, se noi fossimo inondati da vaccini, non avremmo nemmeno il problema dei riservisti, perché sapete come fanno a New York, eh? Per le dosi in più? Mettono delle panche fuori dai centri vaccinali, dove generalmente i più giovani stanno lì seduti tutto il giorno, e dopodiché quando a sera rimangono dei vaccini li fanno. Perché se lo possono fare? Perché ne hanno tanti. È certo, è certo. Ne abbiamo pochi. Però, vabbè.